Ciao a tutti ragazzi da Sneakerare, il canale italiano dedicato al mondo delle sneakers. Quest'oggi, come promesso, vi porto una rarità, una vera rarità, non dovrebbe neanche essere qui, esclusivamente rilasciata negli Stati Uniti. Sto parlando dell'Air Jordan 1 Winx. Lì dietro, come potete vedere, ho la sorella maggiore. Quindi, detto ciò, partiamo subito con l'unboxing. Quando vediamo una scatola bianca della Jordan con il Jumpman dorato, capiamo subito che dentro abbiamo qualcosa di veramente speciale. Andiamo ad aprire e troviamo subito una dust bag degli stessi toni appunto della scatola, che buttiamo via e andiamo direttamente al sodo, perché qui abbiamo uno splendore, uno dei rarissimi modelli che si possono trovare qui in Italia. La tomaia è in pelle premium, effetto bronzato, bellissima, richiama i toni appunto della scultura di MJ che potete ammirare al di fuori dello United Center. Lo shaping è il tipico dell'Air Jordan 1, a differenza appunto di questo tag qui dietro che richiama il mitico poster Winx, e sulla linguetta ritroviamo lo stesso logo in pelle nera. A differenza della cugina Air Jordan 12 Winx, ha già il motivo ben visibile su tutta la scarpa, quindi non deve ricevere nessun trattamento per poter far fuoriuscire il motivo. Da notare come a questi rinforzi di pelle al di sotto sia ben visibile appunto il motivo Winx. L'intersuola è della stessa tecnologia dell'Air Jordan 1 dell'84-85, è veramente un evergreen intramontabile con l'Air Unit celata al di sotto. All'interno troviamo il seriale 7860 19400 con una scritta Everyone Can Fly, un altro paio di lacci molto carini con delle scritte dorate, i finali dorati stessi, mentre la soletta appunto ha il motivo Winx con la scritta Nike Air. Anche la cugina 12 all'interno ha un seriale, come potete vedere, questo è il 10071 di 12.000 paia. La suola è color ghiaccio, stupenda, trasparente, che lascia vedere a caratteri, la scritta a caratteri cubitali Winx e il motivo Winx al di sotto. Questo modello è stato lanciato sul mercato americano il 17 di maggio ad un prezzo di 200 dollari. Andato sold out quasi istantaneamente, è la seconda edizione Winx dopo la sorella maggiore, l'Air Jordan 12 appunto, dello scorso 2016, anch'essa in edizione numerata e limitata. Queste sneakers purtroppo non sono disponibili più né in Italia né presso rivenditori autorizzati. Potete trovarne alcune solo su eBay o sui classici siti di reselling shops come Flight Club, ad esempio, ad un prezzo non inferiore ai 400 dollari. Spero che il video unboxing di questa scarpa vi sia piaciuto, anche con qualche cameo della sorella maggiore. Spero commenterete qui sotto. Un saluto a tutti quanti gli iscritti. Ai non iscritti, ricordo che sono anche su Instagram e su Twitter. E per tutti quanti vi consiglio di rimanere sintonizzati perché nelle prossime settimane ci saranno delle importantissime novità. Ciao a tutti! Spero che questo video unboxing vi... Grrrr.